Ciao, sono Fulvio Mariola. Oggi andiamo ad analizzare quello che sono i casting, in questo caso i casting dei numeri, quindi il casting dei valori numerici. Iniziamo subito a vedere int. Int è un tipo di dato primitivo. La differenza fra tipo di dato primitivo e tipo di dato non primitivo già l'avevamo vista, però di fatto int è un valore che è stato pensato per rappresentare un certo tipo di informazione, in questo caso un tipo di informazione numerico, e che sia tra l'altro un numero senza virgola, quindi un numero intero, e che abbia una certa quantità di memoria. Ad esempio, gli int valgono 4 byte. 4 byte, ovvero 32 bit, perché come dovremmo sapere, un byte è costituito da 8 bit, quindi se faccio 8 per 4 fa 32, quindi diciamo che il numero più grande di int è un numero che non supera 2 elevato alla 32. Non si può inserire un numero così grande, se viene inserito vado in over, quindi non rappresento un numero di tipo intero, ma rappresento un altro tipo di numero, ad esempio. Abbiamo visto anche altri tipi di dati, come ad esempio gli string, che come sappiamo iniziano con una lettera maiuscola, ma quello in realtà non è un tipo di dato primitivo, ma quello è un tipo di dato non primitivo. Nel caso dei numeri, ad esempio, esiste il byte. Esiste sia il byte, ad esempio, con dato come dato primitivo e byte come dato non primitivo. Iniziamo ad analizzare gli int di tipo primitivo. Inseriamo il contenuto di int, che sarà valore int uguale 456. Quindi 456 sarà il numero contenuto all'interno di valore int. Come dicevamo, esistono anche i byte. I byte, esiste il byte come dato primitivo, quindi byte valore byte uguale 12, ad esempio. Ma esiste anche il byte con la lettera maiuscola, che di fatto non è più un dato primitivo, ma è un dato non primitivo. Cosa significa? Significa che esiste di fatto una classe che definisce il byte, dove byte inizia con una lettera B maiuscola. Se andiamo ad analizzare, la nostra documentazione ufficiale della API di Java, in particolare la 1.8, andiamo a vedere che byte di fatto è una classe che è all'interno degli oggetti JavaLang, che è l'unica classe che è ereditata da tutte le classi Java, ma non c'è bisogno di estendere. E byte è una classe di essa, come vediamo con la B maiuscola. Un altro valore di tipo numerico che è più piccolo, tra virgolette, rispetto al valore int, ad esempio, è il valore short. Valore short 33, quindi il nostro numero 33 è contenuto all'interno della variabile valore short. Valore short, quindi l'oggetto di tipo primitivo short, è grande 2 byte, quindi a sua volta è grande uguale a 16 bit. Quindi il numero più grande e il numero più piccolo sono contenuti all'interno di 16 bit, ovvero 2 elevato alla 16. Quindi un valore più piccolo rispetto ai valori di tipo int. Stessa cosa vale per i valori di tipo byte, che è ancora più piccolo e quindi avranno un numero contenuto. Un altro valore invece che sarà ancora più grande di int, quindi più grande di 4 byte, sarà long. Ad esempio, long, valore long uguale 1900. Quindi questo valore numerico è contenuto all'interno di valore long, come vediamo per gradi long, int, short e byte. Per capire ad esempio quanto è grande uno dei nostri valori di tipo intero, ad esempio facciamo una sysout e scriviamo max.value. In questo modo cosa ci dirà? Byte, la classe byte, con max value ci mostrerà qual è il numero più grande
per quanto riguarda i byte, i dati primitivi byte. Quindi abbiamo chiamato una classe di tipo byte, quindi un tipo di dato non primitivo, che ci dirà il suo valore massimo. Salviamo il programma e vediamo che il valore massimo di byte è 127. Allora, noi sappiamo che byte come valore di fatto è un byte, appunto, e un byte è uguale a 8 bit. Quindi 8 bit, se noi facciamo un elevamento a potenza, è 256. 2,56. Però, considerando che vengono divisi in numeri negativi e in numeri positivi, sarà il numero minore, che è meno 128, mentre il numero maggiore è 127. Questa è la massima grandezza dei numeri che io posso inserire in valore byte. Vediamo quanto vale invece il nostro numero intero, quindi scriviamo sysout valore intero. Salviamo il programma, lo lanciamo e vediamo infatti che ci dà 456. Vediamo invece se vogliamo trasformare il nostro valore byte magari in un altro numero. Ad esempio, vado a cambiare il mio valore byte, invece di 12 scriverò ad esempio 128. Noi in effetti già vediamo che solo avendo cambiato il numero, solamente il numero, quindi essendo andati oltre il valore che è contenuto all'interno di valore byte, Java, appunto, proprio per una questione di sicurezza, già ci sta dando un errore, ci dà un errore perché ci dice che questo mismo non può essere convertito in byte perché 128 è più grande del valore massimo di byte, che, come avevamo visto prima, è appunto 127. Questo è uno delle tante modalità che ci dà Java come linguaggio di programmazione molto solido rispetto ad altri, nel fatto che quando inseriamo in questo caso una cosa che poteva essere fatto in un altro linguaggio di programmazione come C o C++, invece in Java ci sta già dicendo che è un errore. Proviamo a fare un'altra cosa, ad esempio. Prendiamo sempre come valore, ad esempio, valore byte uguale valore byte più, non so, 12. Per noi valore byte più 12 ci sta bene, perché di fatto che cosa fa? Fa 12 più 12 e fa 24, e 24 è contenuto all'interno dei miei valori minimi e valori massimi di byte, però dà un errore. Perché quando in Java chiamo un tipo di valore, lui avrà il valore di default, e il nostro valore di default, come andiamo a vedere qui che ci dà l'errore, vediamo proprio the type mismatch cannot convert from int to byte. Ovvero, se io lascio un valore byte senza avergli detto niente, lui in automatico lo va a convertire subito nel valore int, perché int è il valore che il nostro linguaggio di programmazione sceglie quando io sto scegliendo i valori di tipo intero. Lui li convertirà subito in int senza che noi gli diciamo niente. E in questo caso, allora, qual è il modo migliore per ovviare a questo problema? Facendo un casting. Io farò il casting di valore byte. Allora, tra parentesi, io scriverò byte. Quindi mettiamo tra parentesi valore più 12 e poi tra parentesi gli mettiamo byte, in modo tale che noi abbiamo convertito il nostro valore e adesso è ancora byte, quindi valore byte è ancora un valore di tipo byte. Per fare questo lo abbiamo dovuto convertire. Andiamo a vedere quanto vale in effetti questo valore. Quindi sysout outprintln valore byte, salviamo, lanciamo il programma e infatti ci scrive 24.
Ad esempio, io voglio convertire un'altra volta il mio valore byte e gli dirò che il mio valore byte è 128. Come sappiamo, lui va in errore, no? E se noi però andassimo a fare il casting in questo modo, perché magari nel nostro linguaggio di programmazione ci serve fare dei cast per determinati valori, quindi ci serve vedere questo valore senza che crei errori, anche perché se crea un errore il nostro programma non viene compilato, allora facciamo un cast. Però in questo caso gli arriva un valore che non è contenuto all'interno del valore byte, perché come vediamo è questo il suo contenuto. Andiamo a vedere cosa ci dà. Stampiamo valore byte, una volta che lo abbiamo definito come 128, lanciamo il programma e come vediamo ci dà meno 128. Non è che lo ha convertito, è semplicemente che non accetta più questo tipo di numero, quindi va in overflow. Ci darà un numero che non è il numero che noi ci aspettavamo, perché noi gli abbiamo dato valore byte, è uguale a 128, quindi noi quantomeno ci aspettavamo 128. E invece quando glielo andiamo a passare, lui ci dà meno 128, perché è un valore casuale che noi non ci aspettavamo. In effetti, se noi cambiamo valore, gli diciamo che valore byte lo convertiamo in byte, è 1230, che è sempre in overflow. Se lanciamo il programma, ci dà meno 50, cioè un valore che noi non ci aspettiamo. Come sappiamo, ci sono altri due tipi di dati primitivi che rappresentano un certo tipo di numeri, ad esempio i numeri con la virgola mobile. I numeri con la virgola mobile vengono rappresentati con float, valore float 124.56 e poi double. Anche in questo caso, per quanto riguarda i numeri in virgola mobile, double non ci dà errore, ma ci dà errore float. Ci dà errore perché float deve essere convertito da double a float. Perché, come per i numeri di tipo intero, il valore che sceglie di default il linguaggio di programmazione Java è int, quando stiamo parlando di valori in virgola mobile, quindi nient'altro che numeri con la virgola, lui sceglie di valore il double. Per lui è questo il valore che sceglie di default. Quindi, quando gli do float in questa modalità, lui non lo accetta perché lui lo converte immediatamente in double. L'unico modo per fargli capire che stiamo parlando di un float e non di un double è, ad esempio, mettere una F alla fine del numero. E in questo modo io so che valore float è in effetti un valore float. La F la posso scrivere in lettera minuscola oppure in lettera maiuscola, per lui è la stessa cosa, è indifferente. Quindi stampiamo il nostro valore float. Scriviamo stampa valore float, lo lanciamo e in effetti lui ci dà 1234.45. Come ricordiamo, diciamo che per Java il punto sarebbe come la virgola in caso della lingua italiana, per loro invece il punto è la virgola. Quindi c'è questa piccola conversione. E se noi a un certo punto abbiamo bisogno magari di vedere questo valore float, magari perché ci serve vedere un valore intero piuttosto che un valore con la virgola, come possiamo fare? Ad esempio, possiamo fare un casting questa volta. Quindi possiamo dire che valore int è uguale a valore float. Chiaramente va in errore, perché, come dicevamo, sono due tipi dati di tipo primitivo differenti, valore di tipo int, valore int è di tipo int, valore float è di tipo float. Allora farò anche in questo caso il cast.
Quindi, inserendo tra parentesi tonde int, ho trasformato il mio valore float in cast. Allora, il mio valore float, il contenuto del mio valore float andrà nel contenuto del valore int. Stampiamo valore int, salviamo il programma, lo lanciamo e infatti, come vediamo, ci dà 1234 senza la virgola, perché era quello che noi ci aspettavamo. Nella prossima lezione andremo ad analizzare l'upcasting e il downcasting. Un saluto a tutti.